condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? È un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età: chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. Diventa una persona meravigliosa questo cieco. Prima di tutto è ironico, prende in giro: ah, voi non sapete di dove sia, questo è il bello, che voi che credete di sapere tutto non sapete di dove sia quel tizio, però lui mi ha aperto gli occhi. Secondo, è diventato una persona forte, combattente. Non parla a Gesù, parla al cieco. Si è talmente immedesimato con Gesù che fa lui la sua parte. Che meraviglia! Tocca a noi fare adesso la parte di Gesù. E poi Gesù gli dà un'identità. Prima chi era? Era un cieco. Dopo che questo cieco ha incontrato Gesù, è un essere nuovo, ha un'identità precisa. על ידי הוא תמיד ונעלם בשם כל ישראל. Ha un'identità precisa, non è uno dei tanti. Guardate che anche questo problema dell'identità oggi è molto grave, perché c'è gente che non sa più chi è, in questa confusione.
anche per la fede, eh? Ricordo una ragazza universitaria, già grande, che diceva: ma io sono tornata a messa, sai Don, e mi mancavo io, non sapevo più chi ero, io ero stata educata da cristiana, ero andata all'oratorio, dopo sai 15-20 anni mi sono persa via, sono tornata perché avevo bisogno di ritrovare me stessa, la mia identità. Così è un po' anche, ma noi che adesso abbiamo qui tanta gente islamica, uno si fa la domanda: e io chi sono? Loro ribadiscono bene chi sono. Ti rispondo con due esempi. Bravo. Il primo è proprio, come sapete, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, a scuola ho molti ragazzi di fede islamica. E proprio l'altro giorno è capitato di parlare del monachesimo e di San Benedetto. E parla del monachesimo e poi dici che cos'è la chiesa e che cosa sono i preti, e viene fuori che tutti i ragazzi, parecchi di loro, hanno partecipato all'oratorio feriale. Abbiamo fatto conoscere la nostra comunità cristiana tramite l'oratorio feriale. Anche musulmani, ragazzi? Certo, sì, proprio anche a loro. Forse più a loro che ai nostri ragazzi cristiani, ma è meglio che lasciamo perdere questa piccola parentesi, perché a volte i nostri ragazzi ex cristiani ne sanno meno, e questa è una cosa che ci deve interpellare. Identità. Di identità, la nostra identità. E comunque parti da San Benedetto, il monachesimo, la chiesa, e arrivano a chiedersi: ma perché i preti non si sposano? Ma perché non fanno sesso? Perché non fanno figli? E da lì siamo arrivati a dire: beh, sentite, organizziamo una gita al seminario di Venegono, che ve lo facciamo conoscere. Wow. Dove i preti si formano. الشاب يحبه إلى جميع الكتاب الخوش انت بتحيل روحي على ديه وتمير من الام بشم كل اسرائيل. Questo vuol dire identità, cioè il confronto della fede non nasce da uno scontro, ma se io ho la mia identità cristiana e ho la mia ricerca di fede, l'altro non mi spaventa. Non mi spaventa perché io so benissimo qual è la mia fede e cerco di avanzare a poco nella conoscenza di Gesù e nella conoscenza reciproca dell'altro. Ecco, è questo che fa il cieco nato, è questo che ci viene richiesto nella sfida del tempo che abbiamo davanti. Così come anche a quella ragazza universitaria o a qualsiasi ragazza di 17 anni che un giorno fa filosofia a scuola e si ritrova davanti la domanda di Dio, magari quando diventa grande, e magari ti interpella, te che sei genitore, te che sei nonno: perché tu credi? Io non credo più, io ho solo dei dubbi. E tu cosa gli dici? Qual è la tua identità cristiana? Per cui sai dare una risposta come adulto a quei giovani che ti stanno chiedendo ragione della tua fede? Hai fatto un percorso come quello del cieco nato? I genitori del cieco nato la loro parte non la fanno bene. Bisogna che noi l'abbiamo a fare molto meglio, perché loro si tirano indietro. Alla sua età, chiedetelo a lui. E oggi un altro dei problemi sociali molto grossi è questo, che tante volte chi ha responsabilità da adulto per un po' va avanti cercando di tenere i buoni rapporti con i figli e imitandoli, facendo il giovanotto o la ragazzotta quando hanno magari 50 anni, vestendosi come la figlia o come il figlio, non è il caso. Perché poi loro hanno bisogno di punti di riferimento. La persona matura è quella che è un punto di riferimento. I genitori del povero cieco nato non hanno fatto così. Per fortuna ha trovato Gesù. Arreni me cancella,
ולכל הצדיקים האמיתים שוכני אהבה קדושים אשר בארץ אמה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכל חוכמה רבנו נחמן בן פגה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל